Allora Giuliano Grande, stasera siamo qui a Santa Croce, ma ci siamo per un vero motivo che ci appassiona sempre di più. Siamo per venire a questa cena di beneficenza insieme per Gio, perché c'è una bimba che ha bisogno di fondi per operarsi in America. Allora, cosa ci racconti tu? Che ci racconto? Ci racconto che sarà sicuramente una bella serata di beneficenza e che ne vengano sempre di queste belle beneficenze, andrebbero fatte di più. Ecco, tu che sei nell'ambiente del cinema, ti capita spesso di dover fare delle serate per beneficenza? Stasera ne vale la pena, perché stasera sarà una grande serata. Sì. Cosa vuoi dire al tuo pubblico che ti segue sempre? Che voglio dire? Voglio dire che di fare beneficenza, io sono molto felice per questa bambina, che, per queste cure, che gli vada tutta bene, che si possa guarire, stare meglio nella sua vita, e sono ben contento di esserci. E poi dopo, una volta che è andata in America, qual è il motto da dire? Ce l'hai tu? Ah, morti in America! Che ce l'hai da te vicino, eh? Bene, allora non andate via. Tormentone. Certo, non andate via, perché stasera ci sarà questa bella serata per cercare questi soldi, sì, per questa bambina che mi auguro, sì, mi auguro che si faccia in fretta più possibile. Poi li una mano, sì, degli incentivi. Poi li mettiamo appunto anche il conto corrente per chi ci volesse dare una mano, a noi, alla famiglia, ne saremo veramente grati. E intanto vi si saluta Fabrizio Giannoni e Giuliano Grande del film Ciclone. Non so, e non solo. E non solo, via. Però diciamo così. Diamo. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui a sostenere Gio, che per un motivo familiare non è potuta essere presente al momento, almeno per ora, forse arriverà più tardi. Quindi, dopo aver ringraziato tutti voi, voglio ringraziare i Blue Rose, e Marco Masoni e Barbara Della Rosa per essere qui a titolo gratuito. Ringrazio il nostro cameraman Fabrizio, non mi ricordo, Giannoni. Scusate, il comico Samuele Rossi, che è già a prepararsi, e il prestigiatore Matteo Lodovichi, che non vedo, no, è a prepararsi anche lui. Eccolo, eccolo, che ci fa tutti sparire fra 5 minuti. Sì, così voglio andare alle Maldive. Un piccolo intervento, che dire. Ah, ci sarà, sì, molto importante, il comico Giuliano Grande. Che ce l'ha anche a te, vincite! Bene, amici telespettatori, siamo a Santa Croce sull'Arno per una serata di beneficenza, una cena di beneficenza. Paola Bascherini, presidente Associazione Nuovi. E accanto alla signora abbiamo la vicepresidente Giada Giancaglini. Allora, stasera che serata sarà? Allora, stasera è una serata di beneficenza. La scena che si fa, vabbè, ha un finale, perché noi abbiamo fatto centri estivi con i ragazzi e faranno anche uno spettacolo. E poi, siccome io conosco Irene, la mamma di questa bambina, Gio, che stanno a Tirrenia e ha una grave patologia in Italia. Che cosa ha bisogno? Ha bisogno di un intervento in Florida, al Paley Institute, perché in Italia l'unica alternativa è l'amputazione, mentre là c'è la garanzia, hanno già visto tutta la documentazione della bambina. La garanzia di interventi, non uno, perché saranno una serie di interventi, la famiglia deve star là in circa un anno, e solo per gli interventi e la fisioterapia ci vuole 500.000 euro, poi c'è i viaggi con l'aereo, il pernottamento, lo stare là e tutto. Quindi noi abbiamo già come associazione contribuito, siamo stati già a un evento a questa bambina, e stasera volevamo appunto fare
una cena e ricavato darlo per questa cosa, per fare un piccolo passettino per Gio. Ecco, questa associazione è qui a Santa Croce oppure alla sede da un'altra parte? Santa Croce, sì. Ecco, voi fate questi tipi di solidarietà oppure ne fate altri? Ma noi facciamo centri estivi e dopo scuola. Ecco, ma com'è nata questa cena solidale? Allora, noi abbiamo fatto anche una raccolta fondi per un bambino di Pordenone, cioè la nostra associazione si occupa in primis di bambini, si fa centri estivi, si fa il dopo scuola, si dà supporto alle famiglie, ci sono bambini che hanno anche insomma DSA e insomma ci sarà un bel team e riusciamo a gestire bene il tutto. Poi diamo il supporto, appunto c'era questo bambino che si trovò, lei lo trovò per caso su Facebook, che a Pordenone non riuscivano a entrare nell'iter burocratico sanitario. Questo bambino è affetto da uno spettro autistico molto grave e noi abbiamo pagato come associazione la visita alla Stella Maris e ha iniziato tutto il percorso. Ecco, stasera è una serata appunto di beneficenza, quante persone prevedete che vengano? Ma un 130-150 all'incirca. Poi fate anche altre iniziative per questa bambina oppure no? Sì, 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 di sicuro sì, perché insomma arriva a 500.000 euro e insomma ce ne vuole. Comunque noi come TV mettiamo anche appunto il conto corrente sopra pressione, così almeno se c'è qualcuno che ha voglia di fare un'opera di bene. Anche un euro a testa. Sì, ne basterebbe poco, però in tanti si riuscirebbe a raggiungere l'obiettivo, no? Sì, senz'altro, sì. Io mi auguro, insomma, la gente si muove, anche qui stasera ci sono persone che non conosciamo nemmeno, quindi vuol dire che la solidarietà c'è e insomma. E alcuni che non hanno, diciamo, non sono potuti venire a cena, ci hanno lasciato i soldi. Quindi è già qualcosa. Io vi faccio intanto un bocca al lupo, una buona serata, un bacione grande, grande, grande alla famiglia di questa bimba e un abbraccione grande, grande sempre a questa bimba che riesca quanto prima a raggiungere la serenità come abbiamo tutti, via. Sì, davvero, perché per lei è un sogno, per noi la normalità, cammina. L'amore che fa sorridere come un'onda da prendere, che a decidere sei tu. Sto pensando a te, segui l'amore, la tua libertà. Allora, Barbara Della Rosa, anche lei qui a Santa Croce, a questa cena di beneficenza, sì. La cena di beneficenza secondo me è riuscita, ma ci spieghi da che parte sei per quanto riguarda la famiglia e la bimba? Io e mio marito siamo amici della famiglia della bambina di Jo e ci stiamo adoperando per quanto ci è possibile per fare delle serate per lei. Come duo musicale ovviamente insieme ad altri artisti e facciamo più serate che possiamo. Ecco, cosa ti aspetti stasera per quanto riguarda questo evento? Io mi aspetto che la gente comunque si diverta e tutti quelli che sono qui sono venuti sapendo che era per la bambina, quindi comunque sia sono qui, a me basta questo. Sì, un buon motivo appunto per anche per socializzare, no? Ecco, sì. Cosa ti senti dire davanti ai teleschermi, alla telecamera? Un messaggio lo puoi dare, no? Visto che mandiamo anche sovraimpressione e controcorrente per quanto riguarda per aiutare questa bimba. Cosa posso dire? Tutto quello che vi chiedo, come facciamo sempre, di mettere intanto un like alla pagina, al comitato I Sogni di Gio, è importantissimo, e di condividere il più possibile. E chi può? Magari una donazione, quando potete venite agli spettacoli, comunque sia e per una giusta causa. Ecco, noi ti ringraziamo da parte anche un punto della televisione e veramente state facendo un buon lavoro. Grazie mille. Bene, stasera non solo solidarietà ma anche spettacolo. Sono accanto al mago, come ti chiami? Matteo Lodovichi. Ecco, cosa ci farai vedere stasera? Ma stasera farò un po' di magia generale, spero di fare un po' di magie e non casini, e un po' di roba che vola, un po' di cose strane, dai.
Ti ispiri un po' a Sylvan? No, sono due generi di magia un po' diversa. Sylvan è più manipolazione con le carte, io più magia da scena, dai. E comincia con il sole. Dunque, c'era una volta una goccia di sole caduta giù dal cielo. E da quella piccola goccia di sole era nato un magico fiore dorato. Aveva il potere di guarire i malati e i feriti. Oh, vedete quella vecchia donna lì? Non mi dimenticate di lei. È piuttosto importante. Beh, passarono i secoli e giusto a un giretto in barca da lì nacque un regno, governato da un re e una regina molto amati. La regina stava per avere un bambino, ma si ammalò. Era molto grave. Le restava poco da vivere e sono quelle situazioni in cui si va in cerca di un miracolo. O in questo caso, di un magico fiore dorato. Ah, ve lo dicevo che era importante. Vedete? Invece di dividere con tutti il dono del sole, quella donna, Madre Gothel, lo teneva tutto per sé e lo usava per mantenersi giovane nei secoli. Le bastava semplicemente cantare una certa canzone. Fiore, dammi ascolto, tu mi aiuterai. Non mi dire che per me è tardi ormai, è tardi ormai. Il concetto è chiaro, lei canta e torna giovane. Da brividi, no? Trovato! La magia del fiore dorato guarì la regina. Nacque una bambina, una bella principessa, con dei meravigliosi capelli dorati. Per festeggiare la nascita, re e regina lanciarono una lanterna volante nel cielo. Gothel si intrufolò nel castello, rapì la bambina e in un attimo sparì. Ogni anno, per il compleanno della loro bambina, il re e la regina liberavano migliaia di lanterne, nella speranza che un giorno la principessa perduta tornasse.
Vedete che castello tutto mio? Io sì, benissimo. Quante cose abbiamo visto e sono appena le 8. Signori, questo è davvero un grande giorno. Rapunzel! Sciogli i tuoi capelli! Arrivo, madre! Compirò 18 anni e volevo chiederti, voglio vedere le luci fluttuanti. Vorresti uscire dalla torre? Oh, che dici, Rapunzel? Cara, sei un fuscello delicato. E mi ascolti sempre, sei un amore. Sai che ti ho protetto e tutelato. Lo so, però. E guarda, tu sei il più raro fiore. È una delusione che vuoi darmi? Vuoi lasciare il nido e andare via? Sì, ma non ora, non ancora. Stai qui con me. Resta con me, non ti allontanare. È il consiglio che ti do. Resta con me, se ti lascio andare me ne pentirò, lo so. Ladro in libertà, piante velenose, antropofagia, la peste, sì. Grossi e grandi ratti, facce spaventose. Oh, io muoio, non lasciarmi. Mamma è qui, sai che ti proteggo, cara, veglio su di te. È un bel dramma senza mamma, ma stai con la tua mamma, sola tu cosa farai? Indisabile, senza alcun programma, dai, finiresti nei guai. Sei un po' svampita, piena d'ansia e dubbi, anche un po' distratta. Vedi, in più non sei bella, senza che ti arrabbi. Sai, mia cara, che ti adoro. Mamma sa chi sei, mamma ti capisce. Mamma è sempre accanto a te. Rapunzel. Sì? Non devi mai più chiedere di uscire da questa torre, ricorda. Finalmente soli. Chi sei tu? E come hai fatto a trovarmi? Ah. Chi sei tu? E come hai fatto a trovarmi? Io non so chi tu sia, né so dirti come ho fatto a trovarti, ma una piccola cosa posso dire. Ciao. Come andiamo? Io mi chiamo Flynn Rider. Come procede la vita, eh? Chi altri conosce il posto in cui mi trovo, Flynn Rider? Senti, biondina. Rapunzel. Auf Wiedersehen, ecco il fatto. Ero in una situazione e girellavo per la foresta. Mi sono imbattuto nella torre e allora ho... Oh, oh no! La mia borsa dov'è? L'ho nascosta. In un posto che non potrai mai scoprire. Dentro quel vaso, vero? Oh. Ma la vuoi smettere?
adesso è nascosta dove non la scoprirai. Mm. Allora, che cosa ci vuoi fare con i miei capelli? Vuoi tagliarli? Cosa? Prenderli? No! Aspetta, tu non vuoi i miei capelli? Perché mai dovrei volere i tuoi capelli? Quelli mi stavano inseguendo, ho visto questa torre, l'ho scalata, fine della storia. Stai dicendo la verità? Sì! Sono disposta a proporti un patto. Un patto? Sapresti dirmi che cosa sono queste? Stai parlando delle lanterne che lanciano per la principessa? Lanterne? Lo sapevo che non erano stelle. Beh, proprio domani sera risplenderanno nel cielo notturno quelle lanterne. Tu dovrai farmi da guida, portarmi a vedere le lanterne e riportarmi a casa sana e salva. Allora, e soltanto allora, ti restituirò la borsa a cui tieni tanto. Il mio patto è questo. Non se ne parla. Sfortunatamente fra me e il regno non c'è una grande simpatia in questo momento, perciò non ti porterò da nessuna parte. Se vuoi puoi fare a pezzi la torre, smontarla mattone dopo mattone, ma senza il mio aiuto non riuscirai a trovare la tua preziosa borsa. Vediamo se ho capito bene. Io ti accompagno a vedere le lanterne, poi ti riporto a casa e a quel punto tu mi ridai la borsa? È una promessa. E quando io prometto, sta pur certo che niente, niente mi farà tradire la promessa. Niente. D'accordo, senti, io non sarei voluto arrivare a questo, ma ormai non mi lasci scelta. Sguardo che conquista. Deve essere una giornata no per me, in genere funziona sempre. Bene, ti porto a vedere le lanterne. Ora che ho il mondo intero a disposizione, ora che finalmente sto andando via, guardami, sono qui, è la mia occasione. Dovrei... No, io ci andrò. Quella. Lo riconoscerai dall'odore. Eppure so che è qui intorno da qualche parte. Oh, eccolo laggiù, il bell'anatroccolo. Non preoccuparti, un posto caratteristico, perfetto per te. Nessuno vuole che ti spaventi e magari rinunci a quello che volevi fare. Beh, ti piacciono gli anatroccoli? Sì! Garçon, il tuo tavolo migliore, prego! Che profumo, eh? Fa un bel respiro profondo col naso. Che l'odore penetri. Cos'è per te? Perché per me un po' è puzza di uomo e un po' una puzza orribile di uomo. Direi a metà tra cane bagnato e bue muschiato. E per te? Sei tu. Questa è cattiveria. Ah, lui come no. Greno, chiama le guardie, presto. Sì. Con la ricompensa mi comprerò un nuovo poncino. Anche io voglio i soldi. Perché io no, sono il verde. Per favore, per favore, basta! Ne possiamo parlare? Sì, lo sento le forze! Amici, per favore! Ridatemi la mia guida!
sentite, io non so dove mi trovo. Io ho bisogno che lui mi accompagni a vedere le lanterne, perché è il sogno più grande della mia vita. Ritrovate un po' di umanità. Nessuno di voi ha mai avuto un sogno. Io avevo un sogno una volta. È un piacere spaventare, sbraitare e ghignare. E sono più crudele di un dentista. Metto tutti KO con la mano che non ho. Ma in fondo vorrei essere un pianista. Sogno sempre di esibirmi come Mozart. Rubinstein, Beethoven, Debussy. Sì, la rissa mi rilassa, ma la gioia poi mi passa. Perché il mio vero sogno è questo qui. È questo qui, è questo qui. Guarda quando ero piccolo così. Mi frantumo braccio e gamba, ma il ritmo della samba. Perché il mio vero sogno è questo qui. Che strabuzza, l'ascella che mi puzza. Non sono un esemplare di bellezza. Questa dita in più che ho è un orrore, sì lo so. Ma sogno un abbraccio e una carezza. Cerco sempre una bella signorina che sia pronta a dirmi il grande sì. Sono tutto fuorché bello, ma un gran cuore, sai fratello. E il sogno che ho per me è questo qui. È questo qui, è questo qui, è questo qui, è questo qui. E vorrei chiamarla tanto machine. Questa faccia retentente sa amare perdutamente. Il sogno che conserva è questo qui. Vorrebbe essere un fioraio. Gunther ha la fissa del design. C'è chi sa animare e chi adora cucinare. Chi serruzza accusa l'ago, tutti incanta come un mare. Vladimir collezionando a un grosso svago. E invece tu? Io cosa prego? Qual è il tuo sogno? No, 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 scusate amici, io non canto. Ho dei sogni anch'io davvero, ne vado poco fiero, perché sono un po' meno complicati. Quindi senza alcun orgoglio vi confesso quel che voglio: avere bei soldoni profumati. Se il sogno chiama, se il sogno chiama, e se vuoi che poi sapere fai così. Prima ieri l'ho sognato, oggi quasi realizzato. In fondo al mio cuore un sogno c'è. Un sogno c'è, un sogno c'è, un sogno c'è, un sogno c'è, nella parte più nascosta qui c'è in te. Un sogno c'è. Sembra strano, sembra pazzesco, è patetico e grottesco. Eppure nel mio cuore un sogno c'è. Un sogno c'è, un sogno c'è. Perché ho di fronte a me un sorso lungo lungo di acqua fresca. Oh, falla finita, omaccione. Dove sbuca il passaggio segreto? Coltello. Un'aria stranamente enigmatica mentre fasci la mia mano con i tuoi magici capelli. Ah, scusa. Solo non dare in escandescenze.
fiore mi ascolto, se risplenderai con i tuoi poteri, tu mi proteggerai con la tua magia. È tardi ormai. Spero che tu sia venuto per scusarti. E poi potrete ricominciare a inseguirvi quanto volete, d'accordo? Oggi inoltre è anche il mio compleanno, solo perché tu lo sappia. Terrorizzata. Perché? Sono rimasta a guardare da una finestra per 18 anni, sognando sempre che cosa avrei provato vedendo quelle luci salire nel cielo. Ma se ora niente di quello che ho sognato si avverasse. Si avvererà. E se anche fosse, che cosa farò poi? Beh, è la parte più bella, direi. Ti cercherai un nuovo sogno. Chiusa lì, dentro quelle mura, tra utopie e curiosità, senza mai neanche un solo giorno di felicità. Oggi io, sotto a queste luci, oggi io, questo scintillio, dentro me capisco che è questo il posto mio. Ora vedo la realtà e la nebbia si è dissolta anche nell'oscurità. Tutto è chiaro intorno a me. So cos'è cosa per te. Avrei dovuto dartela prima, ma l'idea di farlo mi spaventava. Adesso invece l'idea non mi spaventa più. Capisci che intendo? Comincio a capirlo. Quante idee chiuse nel cassetto, fantasie e fragilità. Di non aver visto mai la verità. Grazie a lei io non ho più dubbi. Grazie a lei apro gli occhi anch'io. Dentro
Oggi io ho il mio nuovo sogno, sento che sei tu. Scusami, va tutto benissimo. Devo solo sistemare una certa faccenda. D'accordo. Torno molto presto. Principessa perduta. Non è vero? Ho borbottato, madre? O forse non dovrei chiamarti così? Oh, Rapunzel, ti rendi conto di quello che dici? Perché ti viene in mente di farmi una domanda così ridicola? Sei stata tu! La responsabile sei solo tu! Tutto quello che ho fatto è stato per proteggere te. Rapunzel! Finora ho passato ogni giorno della mia vita a nascondermi da un mondo che mi avrebbe usata per il mio potere. Rapunzel! Mentre mi sarei dovuta nascondere solo da te. Dove te ne andrai? Lui non ci sarà più per te. Che cosa gli hai fatto? Quel criminale verrà impiccato per i suoi delitti. No! Calma, calma, va tutto bene, ascoltami. Ogni cosa sta andando come giusto che vada. No! Ti sbagliavi riguardo al mondo e ti sbagliavi riguardo a me. E mai più ti permetterò di usare il potere dei miei capelli. Max, sei stato tu a portarli qui? Ti ringrazio. No, davvero. Va bene, Max. Adesso vediamo quanto sei veloce. Rapunzel! Rapunzel, sciogli i tuoi capelli! Credevo di non rivederti più. Ecco, guarda cosa hai fatto, Rapunzel. Non ti preoccupare, cara. Il nostro segreto morirà con lui. E in quanto a noi, ce ne andremo dove nessuno riuscirà mai più a trovarti. Basta! Ora basta, ho detto! Smettila di ribellarti! No! Non smetterò mai, in ogni
ogni minuto che resta della mia vita io mi ribellerò. E mai, giuro che mai smetterò di tentare di scappare. Invece, se mi permetterai di salvarlo, verrò via con te. Non ti lascerò fare questo. E io non ti lascerò morire. Ma se mi salverai, sarai tu a morire. Ehi, andrà bene, vedrai. Rapunzel, aspetta. Eugene, cosa? No! Cosa? Tu eri il mio nuovo sogno. E tu eri il mio. Rapunzel era a casa e aveva una vera famiglia.
La principessa ripagò le attese. Amata da tutti, guidò il regno con la grazia e la saggezza che i suoi genitori ebbero prima di lei. Per quanto riguarda me, beh, tornai ad essere Eugene. Smisi di rubare e la mia vita cambiò. Ma so qual è la grande domanda. Io e Rapunzel ci siamo sposati. Sono lieto di dirvi che dopo che lei me l'ha chiesto e richiesto e richiesto, alla fine ho detto sì. Eugene! Va bene, io l'ho chiesto a lei. E ora viviamo per sempre felici e contenti. Oh sì, altro che... Spettacolo del di Rapunzel. E allora facciamo un grande applauso ai protagonisti di questo spettacolo. Vai, tieni sul palco. E allora questo era lo spettacolo del dei nuovi Summer Camp. Quindi un grande applauso, vi voglio sentire fortissimo sulle mani. E allora andiamo a presentare i protagonisti di questo spettacolo. Allora vieni cavallo, vieni lanterna. Facciamo un grandissimo applauso alla bellissima Bianca. Vai, allora il Barbaro, la nostra Barbara. Come ti chiami? Aurora. Aurora, un grande applauso a Aurora. Vieni così. E allora facciamo un grande applauso a lui che non lo voleva fare, ok? Quindi abbiamo avuto una crisi di pianto, vero? E allora adesso becchiamoci un applauso anche noi. Dici il tuo nome, va bene? Un grande applauso per... Christian! Bravissimo! Vieni! E allora facciamo un grande, grandissimo applauso anche per... Michael! Guardia, sei pronto? Lui è la nostra guardia, da quando gli abbiamo dato la parte subito ci è entrato proprio dentro, quindi appena arrivava, Simon, io faccio la guardia, quindi lui sempre in guardia, quindi una parte più che anche adesso sta facendo la guardia. Cos'è che devi fare te? La guardia, ok, lui se gli chiedi cosa deve fare lui ti dirà sempre la guardia. E allora facciamo un grandissimo applauso a Daniel. E poi andiamo con lui, ci siamo, lui vuole un applauso fortissimo, ci siamo, quindi ha fatto il barbaro, ha fatto tutto, ha fatto dannare tutti i bambini, ok, però un grandissimo applauso per Giuliano, vai. Lui che la prima volta io non faccio la recita perché mi vergogno, ok? Lui non voleva fare la recita, quindi discussioni, però facciamo un grande applauso perché è stato bravissimo. Christian. Per Christian. Vieni, ci siamo. Anche per lui che è stato bravissimo, un grandissimo applauso per... Alan. Bravo. Vieni, un'altra guardia con lui. Ho avuto difficoltà, perché te gli dici devi fare la guardia, devi essere serio e lui non riesce, lui ride sempre, quindi lui può correre la mano sempre in bocca e sempre il sorriso, gli dici non devi ridere a questo giro, ma lui ride sempre, mano in bocca e sorriso, però è stato bravo, un grande applauso per Ashley, ci siamo, poi vieni. Facciamo un applauso alla nostra lanterna. Come ti chiami? Mirko. Un applauso per Mirko. Vieni, la nostra ubriaca, ok, che la parte l'ha fatta benissimo. Facci vedere come fai l'ubriaca. Come facevi l'ubriaca? E un applauso per... Vittoria, non ci crede nessuno che sei timida. Poi loro due, le pestifere, vieni. Una, ci siamo, volete la presentazione insieme? No? Separate, ok, va bene. E allora, ce lo dici come ti chiami? Glielo dici a tutti questi tati? Grazie. Vai, diglielo. Carlotta. Un applauso per Carlotta. E l'altra metà dov'è? Vieni. Loro sono in due ma valgono per 5 o 6. E facciamo un grande applauso anche a... Lavinia.
Lavinia! Vai Lavinia! E adesso andiamo con i protagonisti, ok? Con i protagonisti partiamo da lei, la ragazza timida che è sempre così, 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 così. Ci siamo, vieni, e non gli va bene il vestito, e non gli va bene i capelli, e non gli va bene mai niente. Però è stata bravissima, anche se il pubblico era di là e ti guardavi, però ci siamo, va bene. E facciamo un grande, grandissimo applauso per... Beatrice! E andiamo con i due protagonisti principali. Non si sono mai voluti abbracciare, mai voluti dare una mano, mai voluti sfiorare, non c'è mai stato verso. Ok? Va bene, vero? Ok. E allora vai, tutte e due centrali, vieni Flame, vieni Rapunzel, e qui voglio sentire un grandissimo applauso per... Francesca, Vittoria. E allora questo era il nostro Rapunzel. Ringrazio tutti, ringrazio Giada, ringrazio Angela, ringrazio Paola, ringrazio tutti, e facciamo un altro grandissimo applauso ai bambini del Summer Camp. Grazie a tutti.